Allora, oggi a Smau abbiamo presentato un vigneto storico, lo chiamiamo il vigneto del ritorno al futuro, perché è un vigneto dove siamo andati a selezionare all'interno di un vigneto degli anni 60 una serie di varietà e di vitigni autoctoni tradizionali toscani che fanno parte della ricetta tradizionale del Chianti classico e che sono i complementari storici come il canaiolo, il colorino e la malvasia nera. E li abbiamo selezionati, li abbiamo portati a un vivaio per 3 anni, abbiamo fatto un lavoro di selezione e di ripropagazione facendo degli innesti e creando praticamente una serie di varietà autoctone indigene alla fattoria di Petroio. Allora, i benefici li andremo a vedere. Quello che io avevo visto girando il mondo era che mancava fondamentalmente un riconoscimento dell'identità del Chianti classico e un riconoscimento dell'identità dei complementari storici del Chianti classico. E quindi nell'andare a selezionare questi vitigni minori e nel volerli andare poi a vinificare in purezza e raccontare in purezza, spero di poter così far conoscere al mondo una serie di varietà molto particolari, molto interessanti, molto diverse, che fanno parte però proprio storicamente del nostro territorio, fanno parte storicamente di quella che è la denominazione del Chianti classico. E in questo modo spero di poter dare un'identità più chiara, più certa, più determinata del Chianti classico e di tutti quelli che sono i vitigni che storicamente lo compongono.